è il luogo e la lente attraverso cui leggere e interpretare il mondo, andando incontro a sensibilità, curiosità, scoperte, incontri e linguaggi differenti nel sostegno della creazione. Pertanto, osiamo credere sempre di più che per cancellare tutte le ottusità abbiamo bisogno di abbracciare il teatro, pensando che tutte le arti contribuiscono all'arte più grande, l'arte del vivere. Il teatro va vissuto, perché una vita senza il teatro è come un giorno senza un sorriso. Lasciamoci quindi travolgere dalla vita come fosse una grandissima opera di teatro. Sono aperto io, musica aperta. Buonasera a tutti. Buonasera pubblico di Palazzo Adriano e benvenuti. La compagnia teatrale Nuovi Talenti, dopo il successo dello scorso anno con la commedia Camurriusa, Capricciusa e Piducchiusa, è lieta a distanza di un anno di regalare alla nostra splendida piazza uno spettacolo divertentissimo. Parto innanzitutto con il ringraziarvi per essere questa sera nuovamente presenti e per accoglierci sempre con tanto entusiasmo. La commedia che vogliamo presentarvi si intitola L'amore cieco e a morte orba, commedia brillante in tre atti di Giovanni Allotta. Questa commedia ci farà riflettere in modo particolare sul tema dei pregiudizi e della bellezza, che non deve necessariamente essere apparente, ma nell'animo di ognuno di noi. Cosa aggiungere di noi? Per chi non lo sapesse, la compagnia teatrale Nuovi Talenti di Palazzo Adriano si ricostituisce dopo l'isolamento a causa della pandemia, con la volontà di riprendere in mano la vita e i rapporti sociali. Creare una compagnia teatrale non è una cosa facile, ma il teatro è vita e trasfigurazione della realtà, che avviene calandosi nei panni di diversi personaggi, plasmati dall'infaticabile lavoro del regista, che deve curare i minimi particolari. Questa serata, patrocinata dal Comune di Palazzo Adriano e presentata all'interno del programma Estate Palazzese, ci consentirà ancora una volta di farvi fare delle sane risate in un luogo significativo per tutti i palazzesi, ossia la nostra meravigliosa piazza. Dopo il successo avuto quest'anno nelle precedenti date di Burgio e Campofiorito, questa sera esibirci nel nostro paese ci darà la soddisfazione più grande. Adesso non voglio aggiungere altro e lascio la parola alla persona che ha reso possibile questa rappresentazione e che grazie al suo amore per il teatro e al suo impegno ha ricostituito il gruppo dei Nuovi Talenti. Coadiuvato dalla moglie in questi mesi, ci ha guidati, ci ha motivati e ci ha permesso di tirare fuori le nostre potenzialità. Prima di cedere il microfono vi auguro una buona visione, vi chiedo di apprezzare il nostro lavoro e di scusarci per eventuali imperfezioni in quanto questa commedia è stata realizzata in meno di un mese. Chiedo a tutti voi dunque un caloroso applauso e invito a salire qui sul palco il nostro regista Atanasio Granà. Buonasera a tutti. La compagnia teatrale Nuovi Talenti, dopo il successo dell'anno scorso con la commedia Camurriusa, Capricciusa e Piducchiusa di Calogero e Rosanna Maurici, è lieta quest'anno di portare in scena una commedia di Giovanni Allotta, commedia brillante in tre atti. Siamo molto onorati di poterci esibire nuovamente quest'anno nel nostro paese, perché ci regalano emozioni diversa rispetto all'esibirci negli altri paesi. Il nostro intento principale questa sera è quello di regalarvi una serata piena di risate all'insegna del divertimento e della comicità, nella speranza di farvi divertire. Non mi resta che augurarvi una buona visione e un buon divertimento a tutti. Grazie.
Catari! Quando ti chiamo ti rompi una corda che è caindo a rompere! Vieni, Giuri! Scusami se ti faccio aspettare, che ti serve? Niente, ti chiamavo per farti sapere che avevi arrivato dentro. Ah, è caso, che? Ma che sono queste cose che hai in testa? Ti è che te ne sciogliere vedo per fuori o piglia sta corrente? Vieni Maddalena, veniamo a fare i capite. E quale corrente? Ma che c'era per quando facevi dare una razzettata su c'era vedo porrito che hai? Ma perché? Che ti paro tanto papressa? Papressa no, ma porra covero sì. Ogni mattina mi su sei 5 e 10 minuti e 2 secondi e tu sei... Sì, tu te... E che vedi che stamattina ti sussiste con 10 secondi di ritardo. Mi facisti un caffè con un minuto di ritardo. E per colpa tua passavo lo gabinetto e mi cagavo d'angolo. E vedi che l'entrata mia è una cosa di che se ne va a succedere giù, capisci? Calmati, calmati. Vero che mi sussivo con 10 secondi di ritardo. Ma non vedo quale problema se tu ti cagassi con 10 minuti di ritardo. Prima o dopo uno aveva a cagare lo stesso. Ma certo. O prima o dopo stesso aveva a cagare. Però, per colpa dei tuoi 10 secondi di ritardo, mi faccio il suo caffè con un minuto di ritardo. Passavo a gabinetto e non mi veniva a fare niente. Arrivata davanti alla porta, mi cagavo in godo. Invece, se tu avessi stato un tempo e sincronizzata con la mia cacata, io avessi stato sincronizzato con il gabinetto, non si avessi cagato nulla. E va bene. E va bene, niente ce fa. E tanto prima o poi aveva caccato lo stesso. Perciò niente ho problema. Tanto a schiava che ti fai pulizie, che ti prepara da mangiare, che ti lava perfino mutande là e dentro. Mai una volta pensa, mischina mia moglie, ave bisogno di una bella vacanza in un bosco di villeggiatura perché si fa un culo tanto da così. O non pensi mai? Finisce, la ragione hai, ragione hai. Dammi le tasse per una bella vacanza. Cosa? Ti c'è portare? Conosci un posto di villeggiatura? Che si trova in Palermo, si trova. E in un posto di lusso, tu ne ti scordi, tutti i pensieri ti scordi. Vedi che belle posti che ci sono in Palermo? Io non ti c'è portato mai. E che fame ci porta? Onde si trova? E certo che ti c'è porta. Oh, grazie, grazie, tu e onde si trova? Quando si trova? Dai, come ci dicono dopo? A Palermo, a via Pindemonte. A via Pindemonte, sai? Aspetta. Via Pindemonte. Saccio che non c'è né posto di villeggiatura, ma c'è solo manicomio. Appunto, dopo è che ti voglio portare io, no? Disgraziato, sì. Che bella vacanza di chissà, no? Ti scordi tutti i pensieri, ti scordi. Che sono merito? Se sei arrabbiato mi hai fatto tu, che c'entro io? Ah, scusa, ma mogliere, basta, non ci arriviamo più. O sai che fo? Che stamattina veniva a caccia. E tornavo di già a mano vacante, per mia tu sai che chi so viene un grande disonore. Ma certo, dici che sono meglio cacciatore di questo mondo e ti raccogli di già senza niente. Aiutato meglio cacciatore del mondo. Fino a quando hai usato solo. Ma mia, come fece fare di portare ma chi si è preso stamattina? Boh. Ma perché? A cui ti portare sta caccia? È fortunato. Che non ci credia che io ero meglio cacciatore del mondo. Allora ci dissi, dico, fortunato, venite con me. E andiamo a fare una camminata, no? E c'era da un monzerduzzo di pece. E io ci si può vedere fortunato che io era fresco e dentro su un monzerduzzo di pece nel sciuconiglio. Scavero fu, frescavo. E nel sciuconiglio. E ce ne c'è un coniglio, sai, che non... ci sparavo, capisci? Oh, mi sento sacco, tempo che fece, un altro 200 metri, c'era un monzerduzzo di pece più grosso. E ci sei fortunato, puoi vedere che io ora fresco e da dove conosce un cinghiale. E però fu frescavo. E ne c'è un cinghiale. E ce ne c'è un cinghiale, ce ne c'è, sai. All'improvviso, indovina, mi venne da cacare, no? Allora, mentre la stavo sola, fortunato, da settate ci sei fortunato. Mi raccomando, quando tornavo, altro che mi raccomando, carabinieri, polizie,
furdate, tutte cose c'erano da. E ci domandavo, ci si dico scusate, avete visto un cacciatore? E mi dissero che io ero ospedale. Andiamo in ospedale, io faccio fare bardato da testa e piede come una mummia. Come una mummia? E ci disse, dico, che è successo? Lo sai che mi rispondi io? Che ti dicono che violentaro? Non ci avesse venuto meglio se lo violentavano. Mi disse che voleva mettere a me a fare un meglio cacciatore del mondo. Allora, chi lo pensava che c'era una scia. Dice che si fece una camminata e visto un osso pertoso. E chi lo si immaginava, dice, di qua ora mi ammenisce l'elefante. Addirittura. Dice chi lo si mise da un'amante, frescato. E ce ne scia l'elefante? No, ce ne scia un treno, Caterina, ce ne scia io. Ce ne scia un treno, ce ne scia. E tu via, detto? Va bene, però poco, eh? Poco poco, eh? Come? A quello defetto del ciccio pia e chi sa fa la sua fortuna? Meschino, meschino. Talmente marito mio si è passato qui in barzellette. Cato vita era barzelletta. Però pensandoci, fortunato, fu vero fortunato. A se si chiamava Peppino, Gerolmo, avesse morto sicuro. Ah, voglia. E poi dice che ce ne vedonnamo ieri. Dell'intelligenza che hai, si vede tutta che sei mia moglie, si vede tutta. Dalla, da cazzo tanticchia di ricotta di cacio e mortadella per mangiare stasera, che io vado da banda a finire tu la roba di lenzuola che siede, no? Sì, a me è una vita che ti sento dire che fa lenzuola. Ma dimmi una cosa, che sta facendo lenzuola pure per i figli di tuo figlio? Chiù? Ma che c'entra? Tu scordaste che i figli ne avevamo due. E chi sei a consumazione, Caterina? Ma come ti permetti a dire una cosa di chi sono capito figlie? Nel senso che chi sei a consumazione può fare tutto corredo. E io spendo grana, ed non si marita. Io vai a cavallo, ed non si marita. Io vai a caccia, ed non si marita. Ma che c'entra fatto che va a caccia e non si maritano? Che c'entra? Nel senso che se mi dicessero, papà, mi faccio un pezzo di cane in mannara, io mi facessi un guaccio per trovare il cielo. Quando parla così, pare un attore. Del racconto! Te ricordo che si di tuo figlio non hanno trovato marito solo per colpa tua! Chi lui è cacato e non ci piace? Certo. Chi lui è pisciato e non ci piace? Ma dire quando ci finiranno a trovare marito? Vero gli è che aiuto detto così, ma l'hai fatto un po' benedire, Caterina, perché che poi sono ancora piccelide, no? Piccelide? A chi un nicavi baff, tu lì? E a chi un grande valigno a longa, io non mi chiama piccelide? E dalla balena mi mise di pensare. Ora basta, arriva un momento che questo picciotto sta a chiedere a trovare un marito. Posso già vagliare sempre pide. Hai esagerato, vero io? È vero io. E certo. Chi non è buono, chi non ha proprietà. Ma ora basta che me la fotte. A cosa vanno pigliare se pigliano. L'importante è che se levano da mezzi pede. Certo, se levano da mezzi pede, una parola. Se dovranno a pigliare qualche maniaco o qualche drogato di chi sta da mezzi state, cucciolate. Ma chi è che parla solo? A che per caso te ne scia tia oggi? Vedo per fora e ci volesse pettia una bella vacanza in un bosco di villeggiatura in via Pindemonte. Ma sai che stava pensando che si non doppia questa merda di bocca? Io vado a piacere da dentro e tanto do io, così a finisce di sparare cavolate. Amore. Che agitato. Avanti. Io stava pensando ora che come posso pretendere che Ciccina e Rosina se fanno zitto si pronunciano a fare se denudo. Ti pare che sogno tanto stupido di ricciardare e mio figlio primo pazzo che passa? Dice è vero, e chi hai di? Che dice da fare? Ma che dico? Che ci avessimo trovato un bravo picciotto. Che sa, c'ho un pezzo di pane ci volesse. Se fosse bravo a disegnare ci disegnassi. Ma io purtroppo sogno bravo solo a sparare e basta. Ragione, marito mio. A me se levavo un bigodino. Chiama Madalena. Ragione, sei bravo a sparare. Grazie, lo saggio. Bravo, una cosa giusta mi tanto dici. Ma sei bravo a sparare. Minchiate!
Dito di Tia ieri un complemento ieri. Copisciaro so qua per bannia, cretina. Comunque, è vedo io che sogno più nica. Tornando al discorso d'Andura, stava pensando che ci potessimo dare a Peppino Fornaro. Sì, a Peggio Fordone ci hanno dato a quello Peppino Fornaro. Non ne ti ha bene questo Peppino Fornaro a suo manuto. Tu mi diceste un pezzo di pane a me mi viene in testa io, Peppino Fornaro. Che se comica. O sa che potessimo ir sfruttando questa cretinaggine che hai e dire facendo commedia. Così quando me la finisce di fare a babbadinja e porta quattro grana. O sai che faccio? Andiamo. Viene una bella pensata. Ma immagino. E tua figlia? Ci trovo io marito, ci trovo io. Io ci trovo marito e tua figlia. Ma tutto così. Ah così? Ci trovi tu. Ci trovi tu? Sì, io ci trovo. Ma non curta te! Ci trovo io. Perché io zitto che va a piacere a tia? Ma perché che va a piacere a io va a piacere? E certo che va a piacere a mia. No, guarda. Aspetta. Che pensa per ora chi? No, sa cosa stava pensando? Sentiamo a cosa stava pensando. Stava pensando a Tanino Barbere. Dico sì, dico io un picciotto d'oro, travagliature e tutte cose. A Tanino Barbere. Tu scordaste che figli ne avevamo due. A cosa pensa di dare Cicilla? Cicina o Rosina? La Cicilla, cosa? La Cicina. Chi da tu sai, pensiamo bene intanto. Perché parte sbandaggiata rispetto a Soro, no? No. E tu pensi che Tanino se piglia Cecina? Vabbè, io ne che c'è dire che Cecina è poco bella, no? Non te dico perché, sottore. Buon fatto che Tanino è sempre stato innamorato di Rosina. Tu che pensi che Cangede se piglia Rosina, Chirro? Oh, Cangede, ho già fatto cangiare, non mi interessa. E poi, insomma, dico che differenza c'è tra Cecina e Rosina, no? Vabbè, nel senso, differenza non ce n'è. Cosa che ti dico? Ma prepara Cicina, ci dice che se veste buona, perché come disse che poi già se Tanino, okay. Zemmo la mia, a vita e muore, no, va bene a morire proprio giusto, giusto dintre. Mamma mia, santissimo. Dice che se sistemo, capisci? Va bene, va dimmi, va, calale, va tutto che si vede. Signore, speriamo che sta commedia che vuole comunare mio marito renesce buona. Ma che ho sai per Tanino, meschino e giovane, avesse bene a morire proprio qua. Quando chiama Chita. Cicina! Cicina! Ma per come risponde mai sta disgraziata? Ma un greco si taglia lo specchio e moriva. No, bella. Cicina! Cicina! Disgraziatuna che chiede! Cicina! Cicina! Wow! Disgraziata! Che è, ma? Ti scandaste? Ha sogno! Tu ti scoppia sta vena del cervello! A così mi fare scandale! Sente qua! Sente cane! Che si lu! Ulosso! Ti scappa su cuore! Scusami, mammina! La prossima volta non mi ha più sotto la tavolina! Non è chi c'è problema! Per me ti può mociare pure sotto il letto! Viene, sei tu che mi fai scandare questa faccia di cadavere in vacanza che hai. Perché sogno brutta, vero? No, no, pare solo scappata da un manicomio. È giusto, essere più saporita mi si pure in roba da domenica. E tu mi dici sempre che sogno l'aria. No, che c'entro? Tu sei bellissima, sei meglio di Emanuele Arcurio. Però, se ti mettivi in roba di ogni giorno, stavi meglio, sono chi che ti fanno svalutare. Comunque, sai perché ti chiamavo? Perché... Maria, io non ho pezzo d'aria. Ti chiamavo per dirti se ti vuoi fare zitta. Magari Dio, mamma! E così, appena avesse un uomo tutto per mia, potessimo fare tutte le cose che volessimo! Santa cammina, santa cammina! Che va a pensare? E per punizione, scordate di tagliare te un cartone animato dopo la principessa sul pesello dopo. Ah, no, che sì, sì, che a forza di tagliarlo, ma pare a me che te ne sciavano in nudo, sì. Comunque, ti chiamavo per dire te
Cosa con cotta fare zitta? Con cue? Cotanino barbere. Cotanino barbere? Cotanino barbere? Sì. No. Perché? Io guida, guido zitta un mece pazzo. Perché? È brutto. Chi tu dice l'avio? Figlia mia, ma tu t'ha tagliato spigo. Perché? Sogno brutta, vero? No, ma tu sei troppo bellissima. E un'altra cosa, quando vado al bagno, non da tagliare più un do specchio perché mi sta rompendo tutte. Ma che dice? Io non c'è già sotto bagno a rompere gli specchi, si fa fate. Allora sono gli specchi che si rompono per la tua vita. Perché? Sogno brutto, no, vero? No, però se ti dico che sei bello c'è bisogno che ti va a tagliare ogni 5 minuti al bagno, do specchio. Ah, allora è giusto che da fare zitta. Perché hai una certa età e da fare zitta e non ti può fare nulla, non ti può cercare sola. Non ti può fare un cristiano di nulla. Ma gli affici. Dovevo dire pure un mammoscio. E poi Danino, figlia mia, è un bravo picciotto. È un bravo picciotto. E travaglia duro. È un bello figlio, va. Ti faccio vedere che appena vedo te innamore. Come a casa, lo scappavo. Allora stiamo lì. Aspetta, prima che venga, aspetta. Tutti i capelli. Oh, che sta succedendo? Prima che venga, ti prego. Un posto italiano che sono andato. Bevi porco coraggioso. Ma quale bevi porco coraggioso? Non già mi sumane già parlate di cose, finiscela, amonine, amonine. Ah, aspetta, almeno un episodio di Pippi Cazzilonghi, ti prego. Non già mi sumane parlare di Cazzilonghi, amonine. Cosa? Cosa? Apro ora. Ecco Danino, ciao. Fai come se fosse tu di già di mia. Grazie, don Nori. Voglio poter... Ogni volta che già si ingevossia, ma pare come se fosse ingevossia. Bravo, Danilo. Tu sai che io so cosa ci tengo. Che chi tu che è mio, è mio. E chi tu che è tuo, è pure mio, no? Mi piace come perciotto. E che sei sveglio, simpatico. Ora dimmi, dato che sei a posto sveglio, perché ti portavo dentro di mia. E che stai, don Dori? Puoi fare ciò che passa soggera? Dani! Se sembro solo tu che babbesi, e vedi che con mia babbia repicca, perché lo scherzo è bello fino a quando tu rapicca. Ma scusa, don Dori. Vieni qua per fare una barba io. Butta la materia però. Mi scordavo l'accezza. Bella minchiata. L'accezza. Perché chiamo a Mario, chiamo a Mario. Chiamo per... Mario! Portami l'accezza che mi scordavo che chi suo ha fatto la barba gioco. La taglia di capite. Zazà. Grazie Mario. Grazie Mario. Sì, l'acqua Mario, l'acqua. Come c'è a fare la barba di zona? Porta l'acqua Mario. Grazie Antonio. Amonine, Danino, fammi la barba, Che buono, Don Dori. Come dicevo, fare tutta la sciata. Ma perché mi dicevo che facevo salone? Magari non faceva due o tre cristiani, non parla a casa del portale. Che decise? Perché non ripetere quello che decise prima che ti spacco sono molto attempolato? Ripetere a re. Un vito duro da fare la barba, Don Dori. No, vabbè, passa. Vabbè. Yeah.
Allora, Danilo, fammi sa barba, fammi. Te fare una domanda però, Dani. Dimmi una cosa, ma tu sei stato mai zitto? Non mi arriva niente. Non ho che farci. Non ho che farci. Ho vissuto proprio. Problemino tecnico. Attendere. Prova, no, push. Ok. Ti stava dicendo, Danino, prima che ti sei asciutavano le batterie. C'è stato mai zitto? Certo, non do io. Ai bimbi non si possono fare scappare un mascolo sicuro come me. Io sento un richiamo la natura. Addirittura. Ma se te la canimanna! Vengo la via, perciò. Danino. Io ti domandavo solo se è stato zitto. E basta. Ma certo che c'è stato zitto, non dolore. Faccio solo conto che i film, ne aveva talmente assai, che aveva pigliato l'appuntamento, non dolore. Peggio si può fare la Danino. Sogno talmente bello per guardare, non dolore. E da salsa vero. Dani, che buono. Che decisi? Ci penso io, dottore. Bravo, Danilo. Sì. Tu sì che mi capisci al lampo, Danilo. Sei troppo intelligente, sei. Sogno un roggio svizzero, dottore. Sì, un roggio da cazzo che sa quando ave chi è fermo. Comunque, Danilo, che ti sto dicendo di mia? Danilo, ti dicia che, insomma, è inutile che ci giriamo un turno, no? Non tu, lo stavo facendo a fermo. Sì, ma ti stava dicendo, Danilo, che è inutile che ci giriamo un turno. Non tu, stavo facendo a fermo. Arrivederci. Ti stava dicendo, Danino, che è inutile che ci giriamo un turno, no? Don Dori, ci disse che lei sa lasciare fermo. Che se non so, ci dice fare la barba. O c'è tenere la testa. Ora va, ma che ti piace pigliare il mio culo, ti piace però? Vedi che con mia babbia repica. E che se no, ti spacco la faccia, ti spacco. Ma guarda, mi piace facci i cognoli. Perdona, sono Don Dori. Ma non mi taglia la faccia, che sono un taglio. Ma che fa tagliare la faccia? Sì. Allora Danino, questa volta te ne taglio faccia, che mi fa mancare pena, mi fai. Grazie, Don Dori. Mi farà la barba, continua. Cosa gli accade? La sanno io tutti i discorsi, Danino. Sì? Ti dicia... Che mi piace come pesciotto, che si è sembrato, se pure legge di portare in gol. Io fa cacciare un colpo. Sì. E con tanta gioia, Danino, ti dico che ti darò la mano di mia figlia. Ma che ci faccio solo con la mano, dottore? Ma se cretino fa apposta, te tugna mano, io ho un modo di dire, a me figlia può tutta sana, ta tugno. L'importante è quando piglia mano con tutto il tuo pete, eh? Don Dori, ho mandato sana, ho mandato pezzi e pezzi, ma da solo pezzo di costruzione. Ma mia, come fece fare a girare su cretino? Ora l'ammazzo, o vai a sotterro sotto un pezzo lì, non se ne parla ciò. Certo, poi a King Kong cosa via, nullo. Dalla. Danino, ascolta a me. Ehi, dottore. A me figlia, tutta sana da dugno, tu disse. Ma che mi dice, dottore? Vero? Che? Ma che mi dice, dottore? Sì. Mi ha dato la mano di vostra figlia. Ah, ma. Grazie, dottorino. Anzi, ora siete papà. Papà. Grazie, papà. Papà. Che mi lascia la mano di vostra figlia, Rosina. La stella più bella dell'universo. E stasera che la prenderò da tutto e da tutti. Ce la faccio pure una carriera di Kung Fu. Kung Fu. E non ci sono come adesso, ma c'è un gallo. Ma Danilo, Danilo, amore. Danilo, ma che capiste?
Ma quella rosina è rosina. Non è che ti disse che tagli a dare a rosina. Hai già figlio, don Dori? Certo che hai già figlio, Danino. No, già. Ma non lo sa benissimo, don Dori. Che fanno perché io sappio perché il pinocchio l'ha cammina. Non l'hai ascoltato. Ah, bravo, ti dune pure solo, Danino. Bravo, sì, a comando. A sapere, Danino, che chi sta mia figlia che tu non conosci è una ragazza di casa e di chiesa, anche perché se fa Giappone fa amore. Di casa e di chiesa. E mi disse che si innamorò di tia. Mi disse che è simpatico, che è bello. E io a Piccellita ci posso dire di no. Sì. No, non ci posso dire di no, Danino. Certo. Tondori, io sono troppo felice che mi sia dato una mano a vostra figlia. Però a così ne... Ma per cangiarli con Tondori. Dove vai? Esce. Danino, ricordati che non è l'abito che fa il monaco, sei vestito buono. Appena vedi, vedrai che questa picciottina mia figlia ti innamora pure tu. Però, mi raccomando, Danino, non ti fare pigliare dell'emozione. Ma come non faccio pigliare dell'emozione, Tondori? Abito la stella più bella dell'universo. Appunto, dici giusto, Danino. Stella, chi chiesa di stella non è. Però all'impatto sta stella ti può far annorbare. Però vedrai che con il tempo ti abituerai e ti innamorerai. L'apparenza, Danino, inganna. Morito, dottori, non mi faccio aspettare, va, che io voglio conoscere sua figlia. Abito sta stella. E non mi delude, vedrai chi gliene vede, Danino. Ti innamorerai pure tu, capisci? Ti innamorerai, sì. E vede, simpatico, sai. Maria, dottori. Ora aspetta che i danno. Guarda da Tondori. Non ti fare piano dell'emozione, ti disse. Non ti fare piano dell'emozione. Tondori non siamo visti! Chi hai? Chi hai? Tondori non siamo visti! Chi hai? Danilo, chi hai? Anche la faccia con la scimmia ammiata, la gatta. La gatta arrangiata, non mi dice Tondori. Questa qua che. La proteggio vivo. Prima l'ammazzo! Danilo! Prima l'ammazzo e poi. Danilo, ma che stai facendo? Danilo, che cosa fai? Questa è mia figlia, chi da poco da fare zitto a tu? Io? Guida. Guida, sì. Ah, papà, dalla che bella, che... Dalla che bella, Danilo. E una ragazza, fatti vedere a papà che si vede, dai! No, oh, Danilo! E ora? Aspetta, Danilo! Danilo, papà, arrepigliati! Ma vero? Danilo, ti arrepigliare per come venisse da fare la barba ancora! Aspetta, papà, ho visto fare la televisione! Ci posso fare la respirazione bocca a bocca! E faccila, faccila! Ma che sta facendo? Tu scordassi quello che ti disse. L'apparenza inganna, Danino, dai. Non dori che l'apparenza inganna, manca l'apparenza troppo apparente. Vicky, mi vuoi dire che forse sogno brutta? No, no, non è brutta. Tu non mi conferma, se l'aria. Se l'aria, se l'aria. Che dicisce? Anch'io credevo che tu fossi brutto. Ma io ora che ti vedo, mi stai innamorando di te! Ho sentito Danilo, come disse che si sta innamorando di te e pensare che gli erano cose fatte apposta, Danilo. Non capivo, non morì, ma io mi sto innamorando di te. E poi, ho tanta gente che c'è giù, ci abbiamo appena consumare. A sapere, caro Danilo. E l'amore viene cieco, no? E la morte è orfa, combina uno a tutti e due. E un milano di tutti e due, certo. Dico, capisci, Danilo? Danilo, mi fai gesto pure a ballare anche a papanza, te dia. L'importante è che ti piglia mia figlia e me la vede a mezzi piedi. Appiana una conclusione. Appiana una conclusione. Che conclusione? Io già voglio la conclusione. Danilo, o ti piglia mia figlia. Ammazzo, Danilo, ti ammazzo, ti faccio saltare la testa! Andoni, ma è così, se l'ammazzo, Andoni! Non c'è niente magnifico, ma...
Non ce n'è domanda di preserva. Non ce n'è domanda di preserva, Tanino. Non mi devi fare una bigliacchia da un clipo. Ma sei sicuro, Tanino? Dondoli? Chiedi l'aiuto del pubblico? Che te lo consumano, Dondoli? Te lo consumo. Allora l'accendiamo? Ora sì. Decisivo? Ora sì. Va bene, caro Tanino. Esaudirò la tua richiesta. Tieni chi? Tanino, che viene chidda? Che tu ti fai zitto guida e ti andas a casa. Nessito maledate! Va bene, mi devi caffare, vieni. Ma. Cos'hai? Perché ti scando a parlare con una ragazza? Io la ragazza non mi scando a domani a parlare. Ma con un'armausa. Ma non è giusto! Ma perché mi offende dicendo queste cose? Ma fa offesa, offesa. Ma me lo tanto c'è dicendo. Anzi, a essere... ho sentito che qualche aiuto di questa cosa e sogno sincero. Ma che poi... per fare una domanda. Ma che fa, campionista? No, perché? Ma se cadere in culo il gioco? Bella battuta! Dice così perché sogno l'aria. Perché se avesse stata una bella picciotta dicive che bel sedere! Se era una bella picciotta non faccia aspettare, ci pigliavo un numero di targa. Ma che cosa c'entra? Ma che sei scemunito? Io dico sedere, nel senso di sedere, va! Ma se gli ha aspettata come ci pigli un numero di targa? Ma che cosa c'entra? O sedere è un culo! O capisci ora un culo? Ma se parla tutta, non so se parla o se gliela vista, insomma. Vero è, come dice me, ma l'uomo ne siete tutto uguale. E si tacciano tutte. Tu vede? La malizia sembra al primo posto. Me ma aveva proprio ragione, l'uomo ne. Siete tutto uguale, facchini e porci. Senza poi sbagliare a parlare, eh? Io un sogno come l'altro uomo. Vedi che io sogno il barbiere. Non scordiamo. Vero, Iene, tu non sei come tutti gli altri, io lo saccio. E poi penso sanno tutti che sogno super dotato. Aiuto! L'intelligenza, ma che capisce? Pochi da pavazzi usa siamo nati. Comunque, tu non lo dimosci. Ma sei un picciotto d'oro, Tanino, vieni qua. Tu lo dimosci subito. E poi modestamente, non lo dicono tutti. Sei molto buono. Ti impietosisci quando qualcuno sta male. Dividi ciò che hai con chi non ha. Ma ogni sera leggi la Bibbia. Ma soprattutto, Tanino, io so che tu sai amare. Ma come fa a sapere tutte queste cose? Mi disse Tomà, ogni volta che mi vai pigliare le lenzuola per farlo telaro. Mamma! Tomà! Cosa di giocare? Poi non sape che non mi lasciate se la mano pincia. Chi da pigliare se ne fuori? No. A mangiare senza letto, non è sì. E poi c'è una grande zaccata legnata. Io la sera. Prego signor Luzzi, ci devo trovare la firma da lungare qua a mia. E poi chi non lo sape che sappiano tutte le mie buone sono tutto come mia. Ammonita e finiscela. Comunque, ti voglio svelare un segreto. Da quando avevo che saccio tutte queste cose di Dio, io mi sono innamorata! Buona su scorda, sì! È piuttosto evidente che io non ti piaccio, ma io ti voglio dire lo stesso, Tanino. Tu sì, a me anima gemella! Ma che Tanino c'è un da fogna, Duco? Non ci vedo buona! C'è una differenza da qua, America! Esteticamente forse hai ragione tu, ma l'anima gemella non si guarda da quello che si ha fuori, ma da quello che si ha dentro.
e io intendevo di modo di pensare, di agire. E anch'io come te aiuto chi ha bisogno, leggo la Bibbia, e mi impietosisco quando qualcuno sta male, e anch'io come te so amare. Senti, mi fa piacere che tu abbia detto belle cose, ma per mia, non siamo una gemella. Magari forse ci sbagliano a pensare, a non considerarti, ma per la mano non sei completamente la mia gemella, capisci da nulla con la comune. Chi è? Ti piace chiamare? Chi da si chiama la mia gemella? Va bene. Me ne vado, lascio sole. Assai, salve. Gioia della mia vita, cuore delle mie giornate, buona estate. Il sole è entrato dentro di me e non vuole uscire più. Sì, ma stai attento che ti bruci. No, vediamo, io non ti pigliare un pensiero per mia mamma brucia. Oh, smettila di baciarmi. Ho messo il profumo qua di rose. Se mi baci troppo mi si toglie. E poi il gnocchino mio, ci vuole da facodini. Perché anche se la mia anima gemella, chi sarà? Scusa, come faccio ad essere la tua anima gemella? Vieni qua, fammi controllare di quale lato. Questo no. E questo nemmeno. Quindi mi dispiace, non sei la mia anima gemella perché avevi robe diverse. La mamurina che danza a vedere che sei mi stesse. Ma pure tu hai il fiorellino. Sì, ormai è sbocciato. E cosa è diventato? Una rosa, un tulipano, una bella margherita. Un bevi meno. Un bocchettano così. Oh. Ti metti a fare le rote con mia figlia, che si segnala, che fai? No, non dovrei... Che cosa ci stavi dicendo? Ci diceva che se ne facciamo zitto, Italia con tu... Occhio d'anna così! Grandi! E Ida che ti disse? Che bello! Dimmi una cosa, però io non ti avevo detto che devi fare il zitto con... con Ciccina? E Ciccina, Cosina... Dopo c'è l'acqua su, Dondoli! Minchia! Poi ci sono vaggio, Dondoli. Che amore, che morte di orba, dopo, come ieri. Amore gli è cieco, Danilo. Ecco, l'amore gli è cieco. E la morte gli è orba. Ah, ma vede che... Minchia, oh, ma... Ai, ai, per noi. Tala, ancora a casa? Perché non ne vai da Inda? E te va a fare letta, e te va giù, e te va a sistemare tutta la cucina, e te va a scopare a casa. Svergognata. Non lo vede che due uomini stanno ridendo e scherzando? E tu ti sei ancora qua? Perché non ne vai dentro, disonorata? Ma te ne dai dentro, Talia che bella! Quando mi tratta così, lo rinchiuderei in un canile a questo cane arraggiato. Ma è meschina così. Ma perché non ce ne scappiamo? Ma perché, buona saputa? Che c'entra, scappiamo nel senso che facciamo la fogliettina? Ma che sì, fuori, dai, chi lo che fa? Fuggio la mano, dopo mi ammazza. Meno male che hai deciso di amarmi. Ma se è vero, perché non me lo dimostri? Ma che c'entra? Non me lo posso fuggire una cosa che me la futto. Ah, senza sorte, senza picciole. E poi che non te posso porcare. Da se giorni ci faccio la barba cristiana. E poi vedo che andava pegnata, l'amore non ci può mettere. Io ti amo, però non si può fare. Capito del discorrere tutti e due? Vedi che dentro di mia segreta non ce n'hanno stato mai. Stavamo parlando del più e del meno, tanto. Sì, del più e del meno. La battaglia navale do zero per. Ma cupiglio buon culo. Vedi che in questa casa nasciamo tutte prima di te. E a mia, per fissa non mi c'è via. Forza, nasciamo sul discorso, quali era? Papà, la verità te la dico io. Che c'è a dire? Papà, Tanino mi ha mettuto le mani di sopra. Tanino! 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 Senta che caramuccio che ci sento, Don Dori! Che fuoco grande dentro me casa, che fuoco grande! Che disonore! Che fa canoria! Ora siamo un capavocca di tutti, tutti sa che ne dire! Sa che ne dire, gente! Siamo calmi! Io non ho toccato manco quella canna! Papà, non ascoltarlo che non ha digiuto la verità. Non ha digiuto. Perché non ce lo dice a paperino che mi ha baciato tutte le braccia? C'è baciato. Che taglio, non ha sentito. Che cosa? Diccelo a paperino, diccelo. Su. Diccelo. Paperino, vero, eh? Mi ha baciato le braccia. Ma per tu sangue non ne vige.
No, 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 non può essere, Picciotti. Qua, dentro di mia non ci potete sedere più. Ok. Ormai che cominciamo a fare stanzalata, la vita a finire di punzare. Papà, prendo l'aceto. E prende l'aceto. E dopo l'aceto, aspetta. Amore, salata, salata, non durì. Io non l'ho toccato. Ah, e poi salata manco mi piace. Che cosa? Prima di metterti in testa che ti fai danno. E poi ti pensi da collare mamma via sotto la casa? Ma io ti ammazzo! Lasciatemi dire quando vai ammazzo! Lasciatemi dire! Lasciatemi dire! Lasciatemi dire che c'è stato nel bordo! C'è stato, lasciatemi! Andre! Vedi che non do a te! Lasciatemi! Comunque, Picciotti, il cadincia di mia non ci potete sedere più. C'è una vita a fuggire. Minchia una, quello che so se c'è messa. Vado a fuggire e fuggire, tanto lì. Come fuglio, un aporto, senza piccio, senza una casa. Vorrebbe capire ciò che tu puoi mangiare. No, mi dispiace, non può essere. Vedi che come nasce mamma mia, Danilo. Ci parlo io, ci parlo con tua madre. Non perdete più tempo, dai. Fuglietevi le Picciotti. De caenza per una vita che non ci potete stare più. Ma voglio voi, voglio voi. Mamma, voglio mamma. Danilo, pare un piccolino quando piange. Non ti preoccupare che fuggire sin è una cosa bella. Va, provalo, dai. Danilo, non piangere, non ti preoccupare, che se ce ne scappiamo la prima notte. Che mi fai? No, niente. Ci potevi dire. Danilo, non fare così, che pare un becelino quando piange. Toma non gecca, non devi natalare stasera, amore. Dai, Picciotti, vedi che ci vuole chiesa a dirlo. Che a farlo, va bene? Amore, dai, fuglietevi. E allestitevi, che vedi che al momento viene mia moglie. Dai, allestitevi, dai. Non dove? Che c'è? Ma è sicuro che un zarrabbia. Un zarrabbia? Quale zarrabbia, Danilo? Io sogno un bacio aggiornato, sogno un bacio moderno. E poi un votissimo di fogliere venne. Sì. Oh, vedrai che il giorno che tu tornerai, io mi farò trovare qua, a braccia aperte, ad accogliermi, va bene? Sì. Dai, Picciotti, non perdete tempo, fuggite venne prima che... Ciao, papi, ciao! Prima che venga Iena, dai, dai! Fuggite venne! Oh, ma voglio fuori! Fuori, fuori! Ok. Meno uno, vede? A posto. Siamo a posto. Non c'è maggioranza. Tonini e PD senza tecniche, ragioni e esigenze. Cucci, non c'è. Io non so cucci da Tonino. Non ne sono io. E tua figlia non ne sono io che me la stavo tolare in mezzo a casa. Niente tu ce dice. Sì, tu ti sembra che processie, che sei qua già antico di tua madre. E di tua madre, troppo spiritoso, sì. Comunque. Ma dire donne seriero che io non ti sa voce di Tanino. Arre. Donne seriero. Puttana la miseria puttana, però. Non si può stare tranquillo manco di entrare in giorno più. Non ne visto a nudo, né a Tanino né manca a tua figlia. Capace se ne fogliero, no? Che cosa? Dingia a casa, ci posso andare a succedere mai e poi mai, ma se non conto ci scippa tutta e due. Mamma mia, quando parla fa bene lo sconcerto, fa bene.
Vedi che Caterina devi imparare che siamo un 2000 e tempo cangiaro e basta. Come tempo cangiaro? Non mi ha detto niente che gli robe stennute. Ma quale tempo cangiaro, donato, mamma mia. Finiscila. Tu piano? Ma grappa tu? No, perché ma grappa tu è spalagna mia. Ma no, ma grappa tu. Ah, va, ma grappa tu. Sì, vegno. Qui. Turiggio! Che? Che fanno chi sta con questa mano? Che è italiano che sto sorridente! Di un santo veneno! Ce ne siamo scappati! Abbiamo fatto la fuitina! Che cosa? Ma si dice che ti sei un lampione! Niente ci dice, Turiggio! Io? Niente! Che bello! Disannonato! Faccio faccio! È il maleducato! Disgraziato! Disgraziato! Ammazzo faccio! Disgraziato! Disgraziato! Sei un porco! Sei un porco! E rovina famiglia! E rovina famiglia! Donacci! 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 A vedere che l'amo che sono fuggito minne! Io ti disse sta cosa! Io ti disse sta cosa! No, io fu... Disgraziato, sì! Disgraziato! Disgraziato! Io... Caterina, facciamo una cosa. Organizziamoli. Tu, che fu da tua figlia. Io sparo a Tanino e come ne fermiamo nella mocanda. Uno, due, tre! Venica! Venica! Aiuto! Desolerato! Venica! Aiuto! Desolerato! Tanino! Tanino! Che brusì! Tanino, potresti venire un poco di qui a sciusciarmi che c'è troppo caldo? Ah, ma no, tu stai prendendo scopare il pegno! Va bene, basta che ti stocchi le gambe subito qui! Mamma mia, che cavo da cupuso! Ma gli scienziati non lo potevano inventare il caldo frittuso! Almeno così non mi scuotavano le ascille! Tanino! Oh, Rosina! Non ti sciusciare? Da tutte le parti mi devi sciusciare. Tanino, ma sei pazzo? Così lo sai che mi viene la pulmonia. È stata terra. Aiutando c'era di rancuna. Quell'aria la devi lasciare per quando mi devo abbronzare. Lo sai che tra un poco arriva l'inverno e io voglio essere sempre bella abbronzata. Anzi, tieni questo e sciuscia. Hai finito di fare le pulizie? Tutta cosa, Fici. Lavavo un bagno. Bravo. Passavo la cucina. Bravissimo. Scendevi in roba. Meraviglioso. Lavavo un gesso. Finivi scopare. E ti sei sciusciando. Scusa, mo sciorro passaste da dentro? Non già bacio, io come sciorro. Ah, hai ragione. Lo fai ogni notte, non vedo perché dovresti farlo anche di giorno. Ma certo, ma fa col calandella. Chi sono venuto dopo io? Ma che poto qui? Lasciare solo nel letto. Non ne sente freddo? No, Tanino, non ne sento freddo. Perché quando ho freddo ho le coperte. Sotto le coperte, sotto allo scuro, che fa non ti sente da sola? No, Tanino, perché con me dorme l'orsacchiotto Winnie the Pooh e lo sai che mi si illumina al buio. E nelle notti di grande prurito, l'orsacchiotto che da fa? Tanino, quando io mangio su mi gratto! Ma allora non capisci? No. Io ti dico, devo fare tremolo con le coperte, tutto in capo, eh! Ah, ma c'è pure se facciamo un tempo, ci aggrappano tutto! Oh, Panino, arriverà il giorno che faremo l'amore! Arriverà!
ma quando andava a lavare. Non ricordo quando era verde, era un 3000 turbo diesel a iniezione elettronica. E ora domandavo una 500 ruenuta. Voi uomini siete tutti uguali. A noi donne ci sfruttate e voi avete sempre la testa al calcio, sì. La mortadella. E meno male che siamo anime gemelle. Però già vado a fare pure senza monna. Ma scusami, se ci sei tu che lavi, che stiri, che cucini, che c'entro io? Nel senso di metterlo sotto in capo, di fare gengifuga sotto la letto, cadda, no! Meglio tu non fa lavare roba a mano. Lo capisci o no? Quello che non ho capito, caro Tanino, è perché ti ostini a dirmi che io sono la tua anima gemella. Io tutta questa somiglianza non ce la vedo. E allora c'è Norbando. Annorbando? Oh sì, sì. Ma che significa? Perché non parli potabile? Ti stanno saccando l'occhio. Tanino, ma prendimi dell'acqua! Ma chi che mi sta facendo? Tanino, mi sto avvivirando gli occhi se non mi siccano, tu me l'hai digiuto. Ma avevo una coglionetta, sì. Mi sto avvivirando gli occhi, ma che da bevire, è un modo di dirgli. Ah, non l'avevo capito. Te voleva dire che la somiglianza del nostro amore è data da tanti fattori. Per esempio, parliamo la stessa lingua. Ma, Tanino, nel mondo ci sono milioni di persone che parlano. Ma questi milioni di persone parlano amato. Noi invece parliamo con la lingua dell'amore. Senti, visto che insisti, spiegami questa nostra gemellizione. Tu spiego subito. Sì. Tu l'hai l'occhio? Certo che ce l'ho. E io pure. Tu l'hai capito? Certo che ce l'ho. E io pure. Tu l'hai un naso? Certo che ce l'ho, Tanino. E io pure. Tu l'hai minne? Tanino, certo che ce l'ho. E io pure. Tu non ce l'hai le minne gonfie come quelle mie, non lo vedi che sono sgonfie? L'altro giorno pigliavo un bel iperaneo da petto. E mi sono sgonfiato. Come avevo aiuto un comice e mi faccio più grosso di chi da to. Porca miseria, io sono in ritardo. Perché? Per fare entrare l'idraulico. Ma fare entrare? Senti, abbiamo un rubinetto che perde e devi chiamare subito il rubinettiere, Tanino. Posso chiamare a mio cugino Veggie? Sì, bravo, chiamalo. Tanto caccia. Veggie! Venga, arrogoglio te! Tanino, ma perché urli? Che poi quello pensa che sono stata io a chiamarlo. Ci posso credere piano. Se ci credo piano non mi sento, ci credo con forza forte. E allora fai una bella cosa. Ci vai a casa e lo vai a chiamare. Sciogliamo a casa. Subito. Che ci posso proprio andare così. Dammi qua. Spiego con la materia. Lo posso là dentro. Vai, vai, amore, va su. Va bene, va bene. Ok. Ora. Via. Vabbè, altro che urlare. Ora devo gioire con il mio innamorato. Vice, presto, sali subito qua dentro e stoccati le gambe che mio marito se n'è andato. Che ci fai con l'albero di Natale in mano? Tu mi decisi di non dare all'occhio. Io non facevo dare l'albero di Natale. Ma aiuto. Dammi qua, dammi. Tra un po' che è Pasqua e tu per nasconderti ti sei portato l'albero di Natale. Di sicuro tutti ti hanno visto. Sì, togliti. Sì. Tutti a me tu mi capitano cretina, tutti questi cretini. Cretina, tu no, sei cretina. No, sei tu cretino. Allora papà, tu sai che Pasqua non viene tognano fisso durante l'anno. Può bene l'annata semana, può bene per Ferragosto. E io faccio bene per Natale. E ora che dice? Che poi la cretina sogno un cretino sogno io. Senti, lo sai che quando ti dico che sei un cretino ti faccio un complimento? Ah, vero? Però... insomma, quanto è diverso. Perché tu lo sai che io ti sopporterei anche se fossi il primo degli stronzi e l'ultimo dei cretini. Sì, perché con te ho scoperto che l'amore è cieco. È la morte di Orba. Non so come ancora pigliare a tuo marito quando una cosa tutto tranquillo. No, 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 no.
Che è? Ma sei tu? Ma che bello odore! Ma che profumo! Profumo Roberto Cavalli. Però stai attento, se no mi si toglie. Va bene, indio fatto. Domani ti porto chilo di per un succicco. E lui di merda si chiama. Ma che fa? Non veniamo da Giappone? Sì? Sì. Andiamo. Amore, ma sei morto? Perché ti sei bloccato? Ma secondo te, tu sei proprio cretina. Uno che muore che riesce a viso. E che ne so io? Uno che muore a muscia, così. Ah. Pensavo. Che? Che a tuo marito, a mio cugino, a mio miglior amico. Vabbè. Ma lasciarla, ma un letticcio, una ciambata, niente. E la gente facilica. Oh, vice. Ma come fai io? Tu sì, e sei un bravo cugino. E come? Ci sono cugini. O comunque parenti, che sono come serpenti. E chi ti chiede malicon? Ci sono amici che ti pugnalano alle spalle. E amici che ci fanno di corna. Vince, ma gli stai solo facendo le corna, che cosa gli potranno mai fare? India, ragione. E lo vedi? Allora forza, noi in Giappone a fare il tempo che sì, la amore. Sta aprendo. Forza. Ma che famo, fa vedere forza che c'è un bosco da frappuzzolle? Sì, ma fai piano perché sono impacchettata con i sette veli. E non preoccupare che ti spacchetto io, niente ho fatto. Forza. Aiuto, aiuto, ho paura. Io ancora non ho fatto vedere niente. Ho paura dei cavalli. E allora ti faccio una tarmalo. No! Deciate pure delle scicche. No, vice, è solo che mi ricordava Sinello che era mio padre e quello ed è morto perché lavorava come un mulo. Allora ti metti a male a fare per cetarmi. Sai che non riesci a fare niente, sono passo verso tarmalo. Senti. Che fare? Fammi il verso del coccodrillo. Un coccodrillo? Ma che ti dici un senso un coccodrillo? Non lo sanno ma chi invece lo zecchio loro, come fa a sapere io? Bella faccio! Ma forse mio marito scappa, vai in bagno e ti nascondi. Andiamo a morire un po' in bagno, diciamo la maschera. Che ne so, mettiti sotto al bidet. Sotto al bidet, ma con cazzo faccio sotto al bidet? Sì, facci, vado ad aprire. Arrivo! Arrivo! Rosina! Ma quanto ci vuole vedervi? Quanto ci vuole per rompere? Gioia mia, mi farà spisa. Tuo padre decidemo di passare. Chi è? Sola sì? Sì, non è da tuo marito. Non c'è, è andata a chiamare il rubinettiere. Ah. Un rubinettiere? Sì. E qui non c'è un rubinettiere? Vince, passa l'acqua. Ah, il ruiene! Minchia! Dice che viene a casa un sciorro! Che c'è fare saltare a dicendo all'aria c'è fare saltare! Calmati! Minchia! Come fu? Come parlava? Meno porco! Che ne so, io niente ho sentito! Come parlavo? Figlia mia, da insegnare che mura non hanno bocca, ma parlano! Sì. Ti stava dicendo che la giorno che so vece viene di giardino oggi. Un bacillo. E non viene a lasciare lo scaldabagno. Ah, e se fotti io 100.000 lire. 101! Mangia scaldatillo. 101. Sì, ma non vedo dove è il problema, scusa papà. Ora tu dici tuo padre. Sì, ora tu di poi io non ne ho problema. Decillo. Ascolta figlia mia. Tu non avevi neanche l'acqua capota. L'acqua capota. Né neanche chi da fritta. Chi da fritta. Tu non avevi neanche chi da fritta. Chi da fritta. Né neanche chi da capota. Chi da capota. La giorno tuo sonno Rosillo con tuo sonno Ciccina si stava lavando un nicchio. Un. Adesso devo. Ci riuscivo l'acqua del botto e si abbruciava. Ci ha provato a mettere la fissa. Ci ha provato a mettere la fissa nel tuo sonno. Ci ha provato a mettere. Se tu non disturbo, figlia mia, gli aggrappisciali. No, dove vai? Il bagno è disordinato, papà.
ed io non posso permettere che il mio dolce paparino entri in un bagno così disordinato. Lo sai che meriti di più. Oh, grazie figlia mia. Io ti voglio bene, tu sai. Però purtroppo hai a fare a pipì e niente, metto un po' l'occhio, no? Papà, ti ho detto di no, perché se ti tappi gli occhi non vai centro. Sì, non faccio centro, ma quantomeno la faccio di dentro, no? Giusto, dice tua figlia. Ha sentato qua e tenetilla. Avanti. Ma come si fa, gioia mia? Quando siamo riusciti a pagare sempre un bagno, Chiscia? Siamo un supermercato a cappare. Siamo dopo pisciare, va a pisciare, pare la gatta a pisciare allora, Chiscia. E certo, a baronista Savanda. E chi sa che ci viene a pisciare, piglia c'è un pilotato. Io, con tuo patetto che hai, non ci posso fare, manco gruppo ci posso fare. Fammi un capelletto per favore. Dove vai? Vieni qua, gli ho detto di no. Ce l'hai piccolo. E ti sei ginato? Non ce l'avevi battere. Ma dalla, viene meglio avere un bagno disordinato o faccio pisciato, dimmi tu. Dalla, basta. Per colpa tua non mi chiudi la campanetto. Oh, ci chiudono l'acqua a pescialoro. Allora, me ne vado. Ciao. No. E saluta Manu Benno Cornuto di tuo marito. E va a rezzettare tuo bagno. Sì, amore. Tu che fai, bene? E talà, aspettiamo un secondo fuori che c'hai. Va bene. Figlia mia, ma io ti vedo un po' sciupatedda. Ma non è che tuo marito ha siravole? No, no, no. Ah, no. Per chi vede che ogni volta che un masco lo vede un bertuso ci va a mettere per forza un naso, un naso. Catarina! Degno! Comunque fa una cosa, la sera prima di curcarvi, metteci in dall'acqua, quattro gocce, quando io si addormisce e ci faccia un peccione nero, va! Sì, Catarina! Se cazzo di una carota, ci aiuto vedendo! Vai, vai, vai! Ciao! Ne vediamo, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao. Sei, dice, esci, che se ne sono andati. Aiuto, aiuto. Ai, 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 che fa madonna, ma non lo so. Ok, e sei tutto accartocciato? Ti ha preso di petto un camion? Ah, papà che sì. Per guardarci che non voglio essere, guarda tutto bene. Hai sentito a mio padre che è arrabbiato con te perché gli hai invertito le tubature? Tuo padre è cretino, ho a fare lì, ma non ci vuole niente a te già lo rompo niente con l'acqua calda, un chilo con l'acqua fitta. L'altro giorno andare a Cristiana fece un altro errore, simile, niente da particolare, ma tutto sto per andare a vincere. Senti, non per essere impatente, ma che problemi ne è sorto? Ma niente, ho cominciato a lasciare un tubo dalla casa, niente, l'ho lasciato un vestito dei vicini. E quando andate a fare la doccia, ne chiede a fare l'acqua da... E tu non parte con l'altro. Sto per un malvigilo però, va. Ma tu l'hai sentito quando invece mi ha detto? Saluta, Mario Bello Cornuto, di tuo marito! Pensi che gli sono spuntate le corna e lui se n'è accorto? Sì, ma come ci avevamo fatto ancora, che ci avrebbe spuntare? No, faccio, disse, saluta ma non vedo con tuo marito. Per dire, saluta ma non vedo con tuo marito, va. Non è che... Ho ben amato, ma tu sei forte. Che? Hai cosa in mezzo, Fiora? Non me ne ero accorta, non se ne sono accorti. Non è male. Comunque, dice, mi annoio, non ho niente da fare. Ti annoi? Sì. E allora vuoi andare a panna che tu faccio passare io se annoia? Sì. Aspetta, ma... A dire prima che pezzo d'arco lo vuoi fare, perché io anche mi metto un momento, va. Che ho fatto? Mi perso del maiale? Minchia, tu vuoi credere, hai pure l'orba. Mezz'ora che faccio il porco, è ancora più da quattro. No. Comunque... Siamo andati a bagno, imbocchiamoci tutto di nuovo, forza! Sì! Posso chiudere? Va. Oh, beh, ma c'è cuschi fiori ora! C'è cuschi fiori ora! Dove stai andando? Che te ne vai là? Questa non è casa tua, stai fermo qua! Va bene, io ti ho fatto! Sì, ma ti devi nascondere! Non mi ammuccio!
mezza casa! Che fare? Vai sederti! Arrivo, amore! Che fare un giunto? Arrivo! Che vuoi fare? Ora ti metti e fai la poltrona. La poltrona? Sì. Non vorrei fare meglio. Vedi che... Aspetta, i braccioli, vedi come puoi fare. I braccioli. Arrivo. Aspetta. Arrivo. Ah, che camburria. Vabbè, metti. Allora, non te lo cercate, ma non c'è. Vado a aprire. Amore, sono qua. Ok, apro il 5. Ma come finì? E dove c'è surda? E dammelo il tempo di arrivare, no? Non lo capivo. Che fa? L'autostrada passava dopo il gesso e la faccia. Comunque, vedi congelare. Amore, ma non sei stanco? Perché non ti fai una bella doccia? E come fai la doccia di ciarubbe nel tuo brutto? Qua moldura? Comunque ci punto invece, vedo congela. Ma chi è sta cosa? Ti piace? Quando sei uscito è passato quello con le poltrone a 50.000 lire e ne ho approfittato per comprarla, vedi che bella? A sto prezzo? Che bella robusta tu! Ma cara muscolosa! La vedi? Ah, ma che stai facendo? Non devi scoprirla! Che pigli aprito? Eh sì, quello che me l'ha venduta mi ha detto che deve stare così per un po' di giorni. Buona parola tu! Che bella tuna qua! Oh, sai che ti dico? Attasto! Niente, bella comoda è tu! E fa pure i massaggi! Più dopo! Più dopo! Però sarà avuto effetto. No, non ti preoccupare, che tra un poco se ne andrà da sola con le sue gambe. No, avuto effetto là, devo fare io subito la finestra. Ma perché tanto accanimento con questa poltroncina che con me è stata tanto carina? Che figlia tanto carina, che è stata tanto carina con te, che gentile, ci faccio pigliare un caffè. Oh, c'è un bordello, sono roba da passacchiaccia. Senza che io le dicevo niente, mi ha fatto impoltronare. Però non capisco perché non ti piace. Buona, non è che è buona. Che però quando mi assaltavo mi sentia una cosa in culo. Maria, perché molla una pezzo di legno? Non lo saccio. Ah, tu sai che ti dico? Perché io frega se ci lo taglio. No! No, io l'ho detto di no, non l'hai capito? È un peccato che io lo tagli i pezzi di legno, non pensi? Non capivo, ma da che c'è qua? Bocca! Lo sente? Danilo, hai ragione! È veramente molto duro! Ma che... Lo sentiste? Chi? Riuscito a cavare un calore che su ieri! Ma io ci avrò... Non lo capo, non ne sento, da cristiana però. Poi c'è da sarà qualcuno. No, Danilo, lo sai che quando tu non ci sei non faccio entrare nessuno. Comunque, vai a cercare a Bigè, che io mi devo lavare, lo sai che sono lavativa, sbrigati. E che fa, sono qua solo, ma insomma, mamma, non vai a cercare Rosina. A Rosina, ero qua, non cornuto dove c'è, magari. Vice, amore, aspetta, aiuto. Stai bene, vita mia? Ancora, benissimo! Stavo ascoltando su tre famiglie di Dio! Ma sentisci a tuo marito che disse a te? Le disse a me un nudo, capisci? Perché? Un pisciare non toccava a panina, vai, che...
Comunque, io ora me lo voglio, mi ci manca picca e se non c'è una sezione di servizio mi sta parendo a mia per fare qualche altro travestimento. Quindi ti saluto cara, buonanotte. Amore! La valigia! È buttata fuori, deficiente! E poi dove vai senza dirmi niente? Aspetta! Mi ci fai andare da solo? E da perché che ti scarna che ti fa un culo solo? Ma fammi compagnia, mi hai sempre detto che saremmo stati sempre insieme, perché ora mi vuoi lasciare da sola? Ah, aspetta, il momento hai ragione. Ecco. Amore, vado a farci compagnia perché da fare un po' un culo. Aspetta! Yeah. Ma tu la sai la strada per andare a fare in culo? E se non ci potevi accompagnare, ero stupido paura, sì. Sì, ma non facciamo che ti perdi come l'altra volta quando non trovavi la via RT. No! Non mi perdo come la tua volta, va! Hai stato per a fare un culo, e ne dai, gritto in fondo al corridoio e poi a destra. Corridoio a destra? Aspetta! Ma c'è un cervelletto che hai, Ma quella è la stessa da letto! Visto! Andiamo! Ma che parliamo di ma morri a buttare, ma dai, questo giro! Ti devi nascondere! Ah, prima mi bucciare la giù, che fa? Ah, ma metto tutto a buccia da baciù! Come cazzo mi bucciate? Ecco! No! Dai, fate il tappeto! Aspetta! Aspetta, ma non un tappeto, ma la mamma! Manga picca e come finiscono che se ne vanno pure un cassaggio me ne voglio non da c'è niente. Comunicati! Più qua, più sotto! Oddio! Orca miseria! Stai fermo! Vengo! Arrivo! Rosina! Rosina! Ma figlia mia! Mamma! Quando ci vuole per andare a crapere! Ma perché siete ritornati così con tanta premura? Ne trovavamo a passare da qua, figlia mia, e parlano con te a me cagare a gabberente che la cagare! O solo E sciavolta! Figlia mia, mi ci ha farire, per favore, che io mi stai cagando di un gordo, mi stai cagando! Vabbè, papà, ci puoi andare, vai di apposta! Ci posso dire! Benedetto, grazie, figlia mia! Ma figlia mia, perché sto tappeto a questo unghio che ci fa gestire acqua, ci fa gestire? Sì, papà, l'ho lavato, si è preso di umidità ed è rimasto così. Ma vedi che unghio? Ma sta male a vedere sta così, si dovevano gente che hanno a dire. Vero, figlia mia. Le faccio vedere che ora uscondiamo un'altra. Ma no! Mamma! Assume nudo! Si dà vista al cornuto dove c'è passata l'acqua sotto i piedi! C'è stata così nonno! Oh, si va bene! Ma io c'è stata ma te vai a gabinetto, figlia mia! Ti faccio vedere, mi ha giunto un minuto con faccio botto come scoglia, tu faccio vedere sotto! Che hai, ma? Ah, che è? Vieni ora, dottore Cimicciolla. C'è un problema chiave. Mamma? Ma, sì, che ci ho fatto dorenare. Anzi, aspetta che mi hai detto la ricetta. Aspetta. Un lapizzone c'è lo scà. Ma che fai, ma? Come che faccio? Vai a leggere la ricetta, non sai che vicino? Di vicino non ci vedo. Da lontano ci vedo meglio. No. Ma che schifo sta facendo? Vai a leggere la ricetta, uno sai che di vicino ci vedo buono e da lontano forte e chiaro. Sai, è una volta che ci vede buono da lontano forte e chiaro. A facciata sa finisce e vedo tu nella savichiava della macchina che pensa che l'hai un capo tavolino dentro. Allora, dovessi accattare le pinnole no pisci. Deve pigliare una pinnola dopo che avesse pisciato la prima volta. Minchia come ha lasciato su dottura, verità. Aiuto.
se non ci passa la pisciarella, ci facesse prendere un pennolone, c'è il mio... Dice che so pia io un pennolone, suo pezzo di me! Un pennolone! Papà, il pennolone è la pillola quella più grande! Vabbè, mi interessa, per me appunto la prima parola che ti sento. Ora ci vai, io vai a scannonzinare andando allo studio, l'ammazzo, un momento sotto te bene. Non c'è bisogno. Ciao figlia mia. Nini. Ah, ecco, che mi avevi ascoltato. Buona, niente! Basta, basta, papà! Aspetta che io voglio. Ma dove vai, ma? Sputamoci pure. Ciao, ciao! Vice! Amore, come stai? Minchia, io mi sento come un leone! Ehi, guarda che tu sei una marronina! Ah! Porca miseria! Ah, tu che non ce ne passare oggi! Prendi l'accendino, te! Ci fai un sacchetto pure io! Non ce ne passare, non ce ne passare, ma farebbe che pigliamo un corpo e pelatio! Quanto me lo voglio! Non ne vedremo mai più, devo accettare la tavanda, figlia mia. Amore! Beppo! Non fare così! La colpa non è mia se ci sono state tante entrate. E chi è la mia? Ma è l'unica entrata, ti assicuro che la faremo noi per la stanza da letto. Non t'azzardare, quando me ne stanza malefica. Ogni volta che ci viene, ci stiamo per rovare. A nome la o su luce pensavo sarà campa qualche d'una, io pensavo di me mettere a fare un tappetino di un tavolino. Quindi basta, puttina, non voglio fare più niente. Arrivederci. Sicuro, sicuro? Lo sai che poi mi si raffredda il fianco e lo voglio codiato da te. E mi si pensiste una codiata di cialugno da suo fianco, E che fa? Se giro non mettiamo qua però, mi siamo detto, ma niente, in stanza da letto non lo vediamo e non me ne nulla. Dove? Sì. Ah, era il capellano che dice riuno tutto. Che buon profumo, mamma mia. Ho visto? Non si sta raccampando nulla fino ad ora. Bellissimo. Che buono che sta venuto. Sì, continua ad adorare. Amore, a casa sono. Ah, faccio noi sono stato letto. Boh. Baciami piccina, toccami piccola. Ma finisci di fare il cretino? Era per un borugghiaccio, quando pare a me che ci mandano sulle palle. Cosa? Ma cui è chi? L'amante. Ma che ci fa con l'amante? L'amore. E perché ci fa l'amore con l'amante? Perché lo amo. E perché non è una vita non mia? E perché lo sai che l'amore è cieco? E perché un po' di cieco che ti dava un... E c'è la posola e ho pure la luna! Ah, mi do quasi un sordo, no! Carino! Proprio tu, sì! Sì, tu sei mio cugino, è un meglio amico mio! Ecco. E ora si giù il fango nel paese, puh! E la tracciatura, mamma! Devi sapere, caro Tanino, che il nostro amore non è mai nato, almeno da parte mia. Quindi faceva acqua da tutte le parti. Lo capisci che mi è venuto facile tradirti con un idraulico? Effettivamente. Per tappare tutti i buchi. E poi la verità è che ho sempre amato lui. Anche quando stavo in casa di papi. Quando ero da sola lo facevo entrare dalla finestra. E facevamo... L'hai capito, no? Che fai? Lo capivo. Ma sono una buona coccola. Come fai a... queste cose di me! È felice ma che ragione hanno tutto su qualcuno lago, ma... E comunque la verità è questa, caro Tanino, che l'amore non è bello se non è cornutello. Lo usava giù proverbio? No. E quando la prima lavatrice è sbandata, o la lavatrice tagliata? Tanino, però, basta! Non c'è bisogno di esagerare così assai. Si può fare tutto, si può risolvere tutto con le buone maniere. Non c'è bisogno di ammazzare, cadere, dami, che si è esagerato. Fa con ragione. Capisci? Gentilmente la posso tagliare un coglio. Ma che figlio tu vuoi con tutti i rati che... Che? Ci dice se gentilmente ci può ammazzare gentilmente dopo.
che ti rende conto di quello che dici? Perciò, prima mi piglia per fuori e poi mi dice che le cose si fanno con gentilezza. Ma da che io ti ammazzo, va! E vado che già vi inglese darà al portaio. Gioia mia, ma mi vuoi fare del male? Lo sai che, anche se non ti ho mai amato, io ti ho sempre voluto bene? Cosa tu pazzo, pazzo tutto, dice. Condanna la gentilezza? Lo devo dire, vieni da me a casa. Ma che sei fuori? Ma tu sei meno fuori un voluto. Ma non mi ha portato di tante mia come moglie. Come figlia, ma che fa papì? Chi non ammazza? È già stato quando ammazzo io, allora ci chiama e ci do qualche consiglio. Danino, non mi puoi trattare così. Non lo devi, ma te. Guarda, vieni, asciugatevi le gambe pure. Danino, perché piangi? Te ne sei pentito che ci stiamo andando via e ci vuoi tenere con te? Ma ne stai pentendo che chi non mi ammazza sogno io? Ora te vieni, sono andato via i campi. Certo, con te. Così, tanto amici, allora io ho fatto bella! Ma fa bene che sei ancora vivo! Ciao a tutti! Ciao a tutti, volevo dire! Non volete via! Oddio! Ancora! Aspetta! Ma perché? Non volesse essere rovinciato su mogliere e che la c'ha la sicca e poi dovevano farlo già contente. No. Rosina, vince, ancora due cosite. Sì. Che fate, ne pentiste? Se la ammazzo io, mamma. Aiuto! Spento. Numero 7. Ci sono. Sì, ce l'ho. Ma vero io. La meglio così vivere in porci. Ma insomma, ci scuoli in mezzanotte un po' fare. Ah, ora manca la faccia se non vuoi. Ma non è il butto passare. Come fare? Non ci posso pensare. È meglio solo che mi ha accompagnato, qui è ora. Dentro. Ah, così tu? Aperto. Ciccina! Sì, Ciccina sono. Ma perché tanta meraviglia? Che fa? Non mi riconosci più? Ma quando tu fai Ciccina, sono pensato di farmi una. Chi sa fare i bagni a Lourdes? Ma che sei scemonito? A Lourdes? A te pare con noi un bagno d'intra? Ho fatto uscire fuori quello che ho sempre avuto dentro. Ma che vuol dire? Tu ti puoi essere avanti di tutto, spero un minuto. Io. Tu metti già a fare in discoteca, scippettise, spogliarelle, chi? Io. Spogliarmi davanti a tutti. Ma che sei scemonito, vero allora? Ho fatto uscire fuori la bellezza del mio cuore. No, quella sei una ragazza del cuore. O no, hai conduito? Ho detto cuore nel senso figurativo. E te piacciono pure le favorine? Ma che ci stai facendo? Faccio yoga. Oh, yogurt. Non ti chiedo il cioccolato, per favore, grazie. Ma poco mi sa tu. Pare che gli è capito. Finisci di fare un budino? Io finivo di fare un budino. E tu finisci di fare un cretino? Ancora no. Senti, Dunia e mia sorella, dacci il suo sacchetto che io devo andare. Tesoro. Devo andare. Aspetta andando.
Sempre che tenga a mia perché la tindesi. Tu lo sai che a mia mi piace babbiare, eh? A mio scherzo non mi piace. È proprio perché il tuo scherzo è cretino che mi sono messa a fare yoga, per non sentirti e stare calma. Amoni, ti prometto che faccio cristiano serio, Amoni. Però mi dire una cosa. Dimmi. Come faccio a domandare a così? Ieri ci voglio la morte. Vedi, nella vita ci si impegna tanto per apparire belle, con trucco, parrucco. Ma quello che veramente conta è la bellezza interiore. Ora dimmi, che valore ha la bellezza interiore esteriore se dentro non si ha un cuore? A nulla! Poi dico, se si è belli dentro e fuori, ancora meglio. Sì, la parrocchietta, pulite dentro e belle fuori. Poi c'è Duzio, ci manca. Ma che cosa c'entra la parrocchietta? E chi è l'acqua vera, droga sandusté? Ma sembro scemonito a fare! Scusa, mamone, scusa. Comunque, dov'è mia sorella? Accettare il suo sacchetto che io ho premura. E dov'è? Tosoro. L'ho mandata via di casa. Come mannasse via di casa? Mi ha tradito. Oh, Maria Santissima, con chi? Con me cucino per c'è pignunta. Davvero tosoro. Mia sorella ha fatto questo? Ora sì. Ma dal carattere di mia sorella una situazione del genere me la sarei aspettata. La cosa che mi dispiace, caro Tanino, è che questo sia capitato a te. Me ne sento anche un po' responsabile, anche se sta aggiungendo eccellente. Ah, che responsabile, tu colpa non è, ma colpa mia fu. Se ti avessi dato ascolto tanto, quando mi diceva che c'è bisogno di guardare l'aspetto interiore, il carattere, e non l'aspetto esteriore, magari sono venuto, fosse pure magari bottia. Anch'io invece avrei voluto. Continua. Invece mi fece accettare l'aspetto estetico. E vedo come veniva, sono molto appassionato. Anch'io avrei voluto, Tanino, ma 5 mesi fa, ora non più. E ricorda, finché sia l'oro nelle mani, non si capisce il valore di quell'oro. Solo dopo averlo perso capiamo il valore inestimabile. Mi dispiace, Tanino. Io vado. Buona fortuna. Aspetta. Davide, vede che mai dovrei mai. Mettiamoci una petranca, pomoni. Lasciamo stare tutte le cose e magari ne facciamo zitte, ne maratiamo e ne porchiamo. Ma che dice? Ormai è troppo tardi. Ancora dice, su, pure con ragione funziona. Ma perché non la riesci a capire? Io avevo un sentimento per te e tu mi deridevi. Ora sei tu a provare la stessa cosa per me, ma non più io, mi dispiace. So come ti senti, perché prima di te ci sono passata io. E da questo dolore ricavane forza. La fortuna bussa al cuore una sola volta, tutte le altre volte sono solamente delle illusioni. Così valuterai l'amore finché lo vivrai. Addio, Tanino. Tante parole. Ora ho scordato la cosa che facciamo fare. E pensato all'errore che tutti facciamo. Sì. Sentiamo importante quando io chiamo qui sentimento di una persona. Ma noi ricordiamo che prima o poi un pentimento è una ricompensa amara che il Signore ne dona. Sì, ce l'ho. Quello ce l'ho. Ma perché, Signore? Facciamo l'errore di apprezzare cose quando le abbiamo perdute. Dimmi tu, Signore, aiutami tu a non sbagliare, per favore. Basta chiudere l'occhio e sentire il cuore quando vuole parlare. Okay.
Giordano. Rosina, Alessia Francaviglia. Vicente, Giuseppe Grisapi. Cicina, Alessandra Longi. Tanino, Paolo Schirò. Aiuto in regia il trucco Illa Lobu ed Erika Francaviglia. Costumi Maria Parrino. Assistente di palco Elisa Cuccia. Il nostro service audio luci Sicania Service, Giulio Vallone e Riccardo Mataracca. Ringraziamo anche il service RAP Animation Live di Bisacquino e il nostro fonico Giorgio. I palazzesi che gentilmente si sono adoperati per farci avere vestiti di scena e accessori vari, grazie. E un ringraziamento generale a tutto il nostro staff. Un ringraziamento ad Antonella Sabella che ci presenta tutte le sere. Grazie. In cui usciamo. Tutte le sere. Adesso invita a salire qui sul palco il nostro regista. Eccolo, ce l'ho. Mi ha lasciato. Ce l'ho. Bravo! Allora, che cosa dire in conclusione? Dopo lunghi mesi di lavoro, abbiamo avuto l'opportunità di esibirci in diversi paesi per la nostra stagione estiva. Devo dire anche, con l'aiuto di mia moglie, è stato molto importante perché con molta pazienza ha saputo gestire questi ragazzi. E quindi siamo riusciti alla fine a concludere in bellezza questo progetto. Voglio ringraziare tutti i miei ragazzi perché anche se sono stato un po' duro, alla fine spero che abbiano capito che i miei sfoghi erano per il loro bene. Pensate che questa commedia è stata realizzata in un mese di tempo. Infatti sono stati eccezionali, non hanno sbagliato nemmeno una sillaba. Adesso passiamo ai dovuti ringraziamenti. Iniziamo a ringraziare il signor sindaco Nicolò Granati per averci reso partecipi all'estate palazzese, l'assessore Michelangelo Cammarata e Totò Spata e tutta l'amministrazione comunale. Il presidente della Proloco Chetti Pedalà. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e a tutti i palazzesi che ci hanno aiutato a raccogliere tutti i vestiti di scena. Grazie. Ringraziamo anche tutte le forze, le autorità civili e militari e tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento della serata. Il signor sindaco Nicolò Granà è pregato di salire sul palco. Grazie. Tutti e pezzi. Nicola! Caso. Scoccati le gambe verso di qua! Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
poi con Michelangelo in rappresentanza dell'amministrazione comunale tutta. Allora, Tana, grande soddisfazione. Siamo eravate preoccupati che la piazza non si riempiva, no. Ma dico, questa a parer mio è una delle serate degli ultimi anni con più gente, quindi con più partecipazione. Un ringraziamento veramente a tutti voi. Io ho seguito un po' i preparativi perché abbiamo concesso una sede temporanea ai ragazzi proprio per avere un punto di aggregazione, per avere un posto dove poter provare. Ora la riflessione è proprio quella: grande pubblico perché siete grandi voi, negli altri anni, negli anni passati ci avete dimostrato che sapete fare belle cose. Quest'anno vi siete consolidati perché è una realtà che sta crescendo, anche il fatto che state andando negli altri paesi è una soddisfazione perché evidentemente il nome inizia a girare e il fatto di dire prendiamo la commedia a quello palazzadiano perché ci fanno ridere. Voglio dire un'altra cosa, il 29 di agosto siamo nuovamente qua in piazza con un'altra commedia per la festa di San Giuseppe. Il 4 di settembre a Rocca Palumba e così via. Che voglio dire, veramente grazie perché siamo stati bene con voi e in maniera impaziente aspetteremo l'altra commedia. Non lo so, i ragazzi sono pronti, sono cari. Certo, certo. Quindi grazie veramente. E buon proseguimento qua dell'estate, però un'estate come l'anno scorso caratterizzata da un movimento giovanile che sta portando avanti questa rinascita di Palazzadiano. Quindi grazie a Tanasio, grazie a tua moglie, grazie, perché grazie. Dietro le quinte, signore. Grazie a tutti i miei ragazzi. E grazie a questi ragazzi. Complimenti. Grazie. Michele, vuoi dire una parola? Ma io sindaco hai già abbastanza detto, hai detto abbastanza. Ah, scusa un minuto, sì. Voglio aprire una piccola parentesi. Un ringraziamento speciale va a Lilli che ha recitato in compagnia di suo figlio. E allora? Auguri ad Antonino, oggi ha fatto il compleanno. E allora Tanasio, a distanza di qualche anno da quando abbiamo iniziato a riparlare di riattivare questo sistema a livello di associazione culturale e rendere partecipi di nuovo i giovani a fare qualcosa di veramente bello, significativo e che rende la giornata sempre più viva e sempre più piena di valori veri, questo bisogna essere attivi. Io dico sempre che i giovani dobbiamo crearci un sistema, dato che siamo in un paese che purtroppo non ci può offrire quello che può offrire una grande città, dobbiamo far sì che sfruttiamo tutte quelle persone che vogliono spendersi per proiettarci a essere parte attiva anche domani, quando lui si siederà dietro le quinte con una sedia e avrà il piacere di ammirare perché ha creato veramente in questi ragazzi un futuro che speriamo anche voi potrete offrire agli altri ragazzi, ai bambini loro. Vi voglio dire che siete stati veramente bravi. Avete riempito la piazza, non è facile, la piazza di Palazzo Adriano, la piazza di è difficile riempirla. Si diceva in un famoso film, la piazza è mia, la piazza è nostra. Siete stati veramente bravi e sono sicuro che avrete una grande riuscita giorno 29. Giorno 29, sì. E possiamo dire che quel progetto partito 2-3 anni fa. Giorno 29 la famiglia difettosa. Quel progetto partito 2-3 anni fa, esatto, è riuscito. Quindi complimenti ancora. E complimenti anche all'amministrazione comunale. L'amministrazione ha il piacere di valorizzare la gente che vuole spendersi per il bene comune. Quindi grazie a voi.
Permettetemi una cosa, oggi è il primo giorno che prendo il microfono. Voglio ringraziare sempre l'amica presidente Chetti Pedalà, che dà sempre un grande supporto all'amministrazione comunale ed è sempre lieta di accogliere, perché ne ha dato prova, tutto quello che i ragazzi vogliono portare nella piazza per animare l'estate palazzese. Grazie presidente. Do la parola al regista. Mario, dov'è Mario? Mario! Mario Costanza. Va bene, prosegui Antonella. Mario! Mario! Infine un ringraziamento speciale va ovviamente al nostro regista Atanasio Granà per la pazienza, l'impegno e l'amore che anno grazie. Dopo anno continua a mettere in questo progetto grazie. E a Mario ovviamente. Ultimo ma non per importanza, ringraziamo voi meraviglioso pubblico di Palazzo Adriano per l'attenzione e la pazienza che questa sera avete manifestato. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte.